degli allievi già che incontro e le lettere alle quali rispondo e poi il disco che appunto sul quale stiamo lavorando, pochissimo tempo anche da dedicare proprio al blog in termini di ripasso che utilizziamo, no? Però ad esempio adesso prima di staccare definitivamente per un po' di tempo dal blog, anche perché mi assenterò non solo per il discorso delle registrazioni dei bassi, della parte del disco e delle chitarre, però in questo esempio, ad esempio, prendendo questa parte un po' schizzata tamarra di un esempio del brano dei, non mi ricordo più, Mezzega, non era dei Blackbird, sì, Blackbird, vabbè, di sto brano che è un po' una specie di bluesettone, rock and roll. In questo caso io ad esempio ho utilizzato sia delle misolidiche che delle scale penta. Che cos'è che comunque sostanzialmente ti consiglio di andare a utilizzare e di andare sempre a sviluppare con una certa praticità e una certa, come posso dire, attenzione nel controllo delle pennate. Un esercizio che abbiamo visto e che adesso magari andiamo scrupolosamente un po' a guardare nei dettagli, che sono gli hammer and pull, che hanno a che fare anche molto con i legati. In questo caso lo vediamo un attimino rallentato nel movimento della mano. Tengo le chitarre spente così senti proprio il movimento della pettrata. Aspetta che zoomo un filo. Lo vedi in questo caso così? Vero? Ok. Allora guarda, mano destra, mano sinistra. Vedi, ad esempio io prendo una figura, in questo caso ovviamente, se facciamo un esempio, Do Mi Sol, per cui una triade maggiore. Ok. Prendo terza, quinta tonica. Non è importante, in questo caso noi non ci domandiamo se io vado a partire dalla terza piuttosto che nella sequenza che io vado a spostare in questa sezione. Parto terza, ovviamente, terza, quinta, hammer e plettro verso l'alto, lego, faccio questo pull, down and down, tonica e terza e quarto, per cui vedi che questa quartina sta all'interno del click. Ta 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 ta, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ok, adesso sto in time, eh. Devo adesso stare dentro in time, perfetto, e lo portiamo avanti almeno per 1 minuto. Stacco l'orologio così lo guardo. Questo è l'esercizio che ti consiglio sempre di fare almeno per ogni tipo di plettrata. 3, 4. Cerca di non invertire mai gli accenti, di fare una cosa del tipo. Adesso non riesco neanche ad invertirli, però capita all'inizio che magari sposti l'accento forte magari su la quinta piuttosto che la terza. In questo caso l'accento forte deve essere sempre sul battere. E ovviamente, che ne so, arriveremo a portarlo almeno a 160 bpm, pulito, eh? 1, 2, 3, 4.
disposto. Vedi che la continuità deve essere sempre su qualsiasi setting di corde. Senti. Ok, 1, 2, 3, 4. Ad esempio, ovviamente in questo caso siamo già a 160 bpm, no? Voglio dire, 160 bpm. Possiamo anche portare 170 bpm? Minchia, stiamo facendo quartina a 170 bpm. Lo porti anche per 3 minuti, 4 minuti, ti diventano delle mani che sui legati sono decisamente molto flessibili. Per questo sui legati sviluppi una forza che è decisamente notevole. 1, 2, 3, 4... Serve la mano destra. Per cui questa cosa la devi fare sia per terze major a third minor. Ovviamente il discorso si potrà fare su diverse visioni intervallari. Ma questo, minchia, lo vedremo magari nei ripassi dettagliatamente con gli allievi e su un discorso di improvvisazione, su come costruiremo gli assoli. Sul blog ce ne sono una valanga. Guarda bene il discorso delle mani e della sincronia su questo tipo di discorso. Me ne vado, per un po' di tempo non ci vedremo. Passate una buona vacanza. E se venite dalla Calabria, portatemi qualche cosa, da Napoli alla Sicilia pure, siccome è giugno qualcuno viene dalla Sicilia, portatemi qualcosa, no? La Sicilia è bello, tiene un sacco pure di cose buone, le crostate, la cassata.